I video che sempre più numerosi circolano su internet, segnano la fine della TV così come la conosciamo, se ne sta discutendo in questi giorni a Roma. Video on the net, per noi c'è Ivo May. E adesso non dite che non ve l'avevamo detto, anche se Roma ospita oggi la conferenza Video on the Net, sono 2 anni che la 7 vi porta verso le frontiere della TV su internet, con cose dell'altro mondo, ma anche con il suo stesso sito. Naturalmente altrove se ne parla da molto più tempo e mentre da noi ci si accapiglia per le leggi sulla televisione, nel mondo si pensa alla nuova rete o alle TV del futuro se preferite, come Colin Donald di Futurescape, per esempio. La nostra ricchezza è la creatività di chi ci utilizza, dice. Vogliamo dare una nuova dimensione ai contenuti di YouTube. Il nostro è un broadcast da un utente ad un altro. Del resto sarà inevitabile che i grandi ascolti da evento si dissolvano su internet. Siamo davvero agli albori di una nuova era. La televisione sarà, probabilmente cambierà il suo ruolo. Una volta era quasi un ruolo piramidale, come tutte quante le organizzazioni di una volta. Adesso invece è un ruolo più orizzontale, dove la televisione starà all'interno di un sistema dei media con cui però dovrà confrontarsi. È chiaro che questo tipo di televisione, che in qualche modo distrugge le modalità di business model, le modalità di fusione precedenti, avrà sicuramente un futuro che apre la porta anche, per esempio, a molte novità, indipendenti. Rimarrà, non scomparirà la TV tradizionale, ne scenderà l'utilizzo, aumenterà l'utilizzo della TV via internet, ma bisogna ancora capire quale sarà poi la vera killer application. Insomma, evoluzione o rivoluzione della TV? La cosa certa è che da quando è stata concepita internet, una trentina d'anni fa, siamo solo al secondo passo. Si intitola una.